Siamo alle Scuderie del Quirinale, all'inizio della mostra Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza. All'ingresso della mostra troviamo una sala nella quale si racconta di quello che era l'Italia nel 400, un paese nel quale le città gareggiavano per essere sempre all'avanguardia, per rinnovare le proprie piazze, le chiese, i palazzi, e gli artisti erano protagonisti di questo rinnovamento, e Leonardo è lì che inizia con i primi passi proprio in questo momento straordinario. Certo, a Firenze soprattutto si stava completando un importantissimo cantiere, quello del Duomo di Firenze. Col maestro Verrocchi e i suoi compagni, Leonardo ha modo di posizionare una grande sfera di rame sulla sommità del Duomo e può così conoscere e studiare macchine come questa. Qui vedi questa ricostruzione in grande scala della gru, anzi una delle gru di Filippo Brunelleschi, costruite decenni prima. La memoria di questa macchina fu così forte che anni dopo Leonardo se la ricorderà disegnandola in un celebre disegno, oggi nel Codice Atlantico, che possiamo ammirare in mostra. Questo sottotitolo che avete messo alla mostra, o titolo forse, no? La scienza prima della scienza, è in qualche modo forse anche legato a questo non metodicità del lavoro e dello studio di Leonardo? È un sottotitolo che vorremmo intanto che instillasse un germe di curiosità nel pubblico. È un gioco di parole, allo stesso tempo indica con una certa esattezza, con poche parole, l'andamento, il concettuale della mostra, che parla, diciamo, di applicazioni, di rigore, misurazioni scientifiche in qualche maniera, prima che il pensiero scientifico venisse in qualche maniera codificato. Questo accadrà grosso modo 100 anni dopo con Galileo. Quindi questo ruolo di anticipazione, ma di ramificazione di Leonardo all'interno della cultura e di alcuni germi culturali già esistenti, testimonia effettivamente di questo suo muoversi all'interno di un terreno culturale in cui lui eccelle, che lui ascolta, ma che recepisce anche molto. Questo perché uno degli assunti principali della mostra è quello di liberarsi di questa specie di trappola di raffigurazione di Leonardo come genio isolato, che è stato un modo per esaltarlo, ma è anche stato un po' una nebbia che ha offuscato un'interpretazione corretta proprio di questa sua capacità di ascolto rispetto al sapere del suo tempo e anche precedente. Come Leonardo non era isolato, neanche Firenze era città isolata, perché una sezione di questa sala invece è dedicata ad Urbino, certo, altra rivale di Firenze in questo momento, no? Di grande fucina di menti e di invenzioni e soluzioni architettoniche e ingegneristiche. Francesco Di Giorgio coordina la decorazione del fregio dell'arte della guerra al Palazzo Ducale di Urbino, dove per la prima volta le macchine diventano soggetto di una decorazione artistica. Macchine desunte dai manoscritti della biblioteca del Duca, dello stesso Francesco Di Giorgio, ma anche di altri ingegneri come Taccola, Giuliano da San Gallo, che sono un po' alla base di questo nuovo mondo di poliedrico di macchine rinascimentali. Quindi, prima sala, che cosa capiamo? Che Leonardo non era l'unico a disegnare macchine all'epoca, certo, c'era tutto un mondo accanto a sé, ma Leonardo lo fa con un segno incisivo da grande artista. Convitato di pietra, no? di questo momento di grande rinnovamento in Italia è sempre Roma, che rimane come punto di riferimento delle ricerche anche degli artisti più proiettati nel futuro. Assolutamente, Roma rimane sempre al centro di quel vagheggiamento e studio dell'antico che nel 400 diventa essenziale per un umanista. Da Filarete a Francesco Di Giorgio, i loro trattati di architettura sono costellati di edifici classici. Il Pantheon, di cui qui possiamo vedere un modello incredibile realizzato da Georges Sedan, pensionario dell'Accademia di Francia fine 800, era proprio il prototipo degli edifici pianta centrale con la loro perfezione e simmetria, verrà ripreso continuamente dai celebri trattatisti del Rinascimento come Andrea Palladio e Sebastiano Serlio. E non è un caso che questo Pantheon e soprattutto questi studi anche di Francesco e Giorgio Martini siano presenti in una mostra di Leonardo, perché qui c'è un libro che forse è proprio appartenuto a Leonardo.
Possiamo togliere anche il forse, perché c'è una prova inequivocabile che il codice laurenziano, ossia una versione del trattato manoscritto di Francesco Di Giorgio, fosse parte della biblioteca di Leonardo, una biblioteca amplissima. L'unico libro identificato è proprio questo, una copia forse donata da Francesco Di Giorgio a Leonardo a Milano nel 1490, dove esistono gli appunti stessi di mano di Leonardo che commentano il codice. Ma Leonardo non è un uomo che si è formato come tanti altri artisti fin da bambino, no? È arrivato più tardi degli altri a studiare questi testi. Lui stesso si definiva, no, uomo senza lettere. E in questo la presenza del testo di Francesco Giorgio Martini come rientra? Cioè, era un desiderio di colmare delle lacune, quello di Leonardo? Senz'altro Leonardo ovviamente si forma come un artista, quindi quelle che sono le arti meccaniche, non era ammesso per lui una formazione sulle arti liberali. Quando arriva a Milano, soprattutto dopo il 1482, egli pian piano desidera e vagheggia di diventare un autore, uno scrittore, come Leon Battista Alberti, però per farlo gli mancano due requisiti fondamentali: imparare il latino, da cui dipendeva l'accesso alla sapienza, e la matematica. Sono due lacune che pian piano colmerà. E senz'altro questo trattato fu per lui importantissimo, si trova traccia dell'opera di Francesco Di Giorgio e molti disegni di Leonardo. Roma, che qui celebriamo insomma nel suo significato più formativo e importante per questi artisti, è anche una città in cui Leonardo ha vissuto 3 anni della sua vita, però lo sta celebrando in questo anno del 500°. Che significa fare una mostra di Leonardo a Roma proprio quest'anno? Roma non è precisamente una città leonardesca, ma se noi abbiamo messo nella seconda sala il grande spaccato del Pantheon e parliamo di questo ragionamento, ritorno al classico, è perché un nesso fondamentale c'è. Questo famoso soggiorno a cui fa riferimento capita alla metà del secondo decennio, in un momento in cui Roma ha in cantieri, diciamo, i testi fondamentali per l'elaborazione di quella che per noi è l'arte moderna, attraverso l'opera di Michelangelo e di Raffaello in Vaticano. La presenza di Leonardo in questi stessi anni, in questo consesso di menti, rappresenta effettivamente la chiusura di una visione del Rinascimento attraverso 3 punti di vista diversi di quello che Leonardo è fondamentale. Anche quando è alle prese con lo studio delle macchine più complicate, Leonardo però non smette mai di essere un artista, un pittore, insomma, ci ha lasciato dei disegni di ingegneria, dei disegni tecnici, che però sono dei meravigliosi esempi di prospettiva. Assolutamente, l'amicizia tra Leonardo e Luca Pacioli fu fruttuosa per entrambi. Leonardo da Pacioli ebbe ripetizioni di matematica veramente utili per lui. Pacioli guadagnò da Leonardo i cartoni per illustrare i 60 solidi desunti dai 5 solidi platonici per il suo De Divina Proporzione. Manoscritto dedicato alla sezione aurea, realizzato in 3 copie, una perduta, quella che abbiamo eccezionalmente in mostra, fu realizzata per il Duca di Milano, Ludovico il Moro. Questi disegni, questi trattati, questi libri, da dove vengono? Cioè, quali sono state le istituzioni che hanno collaborato con le scritture del Quirinale nella realizzazione di questa mostra? Tema cruciale, diciamo, dei prestatori. Le mostre non si possono fare senza la generosità di qualcuno che possiede delle opere e decide di prestartele senza un interesse specifico, se non quello scientifico. Le biblioteche italiane sono state straordinariamente generose, dobbiamo dire un grazie alla Biblioteca di Ginevra che ci ha prestato questo manoscritto di Pacioli, che è fra le cose, assolutamente fra gli highlights della mostra. Ci sono naturalmente anche grandi gabinetti come gli Uffizi. Gli Uffizi sono stati molto generosi anche da questo punto di vista. Ricordiamo sempre che le grandi collezioni nutrono il pensiero curatoriale che altrimenti sarebbe muto. Siamo arrivati a Milano, che noi oggi l'abbiamo praticamente quasi dimenticato, se non per andare a prendere l'aperitivo, noi sui navigli non ci andiamo quasi mai, ma in realtà nel 400 Milano era una città d'acqua e Leonardo arriva e comincia anche a pensare come trasformare la presenza dell'acqua in una straordinaria opportunità per la città. Senz'altro, al suo arrivo a Milano nel 1482,
tra gli aspetti di interesse che Leonardo nutriva in Milano, che per altri versi era una città meno sofisticata di Firenze, era proprio l'avanzato livello dell'ingegneria idraulica, perché fin dai tempi antichi la sfortuna di Milano di non avere un grande fiume o il mare fu declinata nella costruzione di un fitto sistema di canali artificiali. Ecco, in questo caso però abbiamo la presenza di due elementi di legno qui, che sono stati proprio studiati da Leonardo. Di cosa si tratta? Sì, un'eccezionale esposizione dopo un lungo restauro dei portelli originali della Conca di San Marco. La Conca era un sistema già precedentemente in uso a Milano per superare un dislivello nella navigazione dei canali. In particolare, l'ultimo tratto del naviglio Martesana che portava acqua dall'Adda a Milano fu completata proprio tra la fine del Ducato di Ludovico e i primi anni di dominio francese. Leonardo ci lascia un disegno incredibile di questa conca in un foglio del Codice Atlantico che possiamo proprio osservare qua. Si tratta di portelli a valle e non dei più piccoli portelli a monte, che sono invece quelli che abbiamo qui, dove disegna uno sportello minore che aiutava a far defluire l'acqua, quindi a muoversi molto più agevolmente, effettivamente usato in tutte le conche da lì in avanti. Come spesso accade, Leonardo disegna e poi appunta dei commenti, delle indicazioni, con questo suo particolare modo di scrivere, specchiato, no? In sostanza. Ecco, qual è la sua opinione rispetto a questo modo in cui Leonardo scriveva? Perché Leonardo scriveva da destra verso sinistra? Sono ovviamente state fatte tante teorie, sempre in questa mitologia leonardesca, pensando alla segretezza dei propri scritti. L'idea che Leonardo avrebbe inventato qualcosa di più complesso, se avesse proprio voluto tenere segreti i suoi scritti, che sono alla fine diari scritti per sé. Leonardo probabilmente scriveva da destra a sinistra perché, essendo mancino, trovava così più facile non sporcare il foglio. Ultimamente sono state poste delle teorie che lo vedono forse con dei problemi di disgrafia, quindi cioè di associazione del linguaggio scritto a quello parlato. In ogni caso, se da giovane Leonardo scrive poco, man mano che passano gli anni, i suoi disegni sono per esempio più corredati di scritti e anzi, negli anni più maturi, i disegni lasceranno posto soprattutto allo scritto. Aprire una finestra su Milano in questa mostra in qualche modo significa anche raccontare l'Italia, no? Perché le scuderie sono un museo aperto un po' a livello nazionale, sì. In ogni occasione. È vero, stiamo parlando di un'Italia che era lontana dall'essere unita politicamente, eppure l'unità di cultura, che è quello su cui si è basato poi anche il nostro Risorgimento, è fatta anche dallo spostamento di questi grandi personaggi del nostro passato che hanno costituito una rete, un'identità nazionale basata sul sapere e sulla conoscenza. In questa avventura in cui Leonardo esalta le possibilità dell'uomo sulla natura e nella natura, non possiamo dimenticare gli studi che lui elabora per permettere a un uomo di volare. Certo, Leonardo continua il grande mito iniziato con Dedalo ed Icaro, ma il suo è un metodo molto rigoroso. Osserva gli uccelli, il loro volo, l'anatomia, cerca di trasformarli in una struttura meccanica in grado di volare. Ovviamente non ci riuscirà, ma quello che ci interessa è proprio questo metodo rigoroso di osservazione e ricostruzione della forma meccanica. Dopo aver studiato per tanto tempo il volo strumentale, cioè di una macchina ad ali battenti, si rivolgerà invece in un secondo momento, l'epoca del celebre codice sul volo degli uccelli, di ritorno a Firenze all'inizio del Cinquecento, a un volo librato, dove è importante invece studiare il sistema più complesso dell'iterazione dell'uccello con le correnti d'aria. Ma è vero che poi qualcuno dei suoi collaboratori tenta anche, spinto da Leonardo, di librarsi in volo con queste macchine? Sì, è narrata appunto questa prova fatta a Firenze di uso di queste macchine. Ovviamente il materiale che aveva a disposizione era totalmente inadeguato. E quindi questo povero ragazzo si fece assai male. Ma Leonardo, che studia le possibilità, no, per l'uomo di superare i limiti fisici e quindi di prendere il volo, trasformano anche Leonardo in un vero e proprio mito che verrà utilizzato, sfruttato, celebrato anche nei secoli successivi. Naturalmente, il mito del volo è il mito romantico per eccellenza, ma la mitologia su Leonardo nasce molto prima, nasce con Vasari alla metà del Cinquecento, dopodiché è un grande impulso, diciamo, in età napoleonica con le prime spoliazioni, i codici Leonardo vengono portati in Francia
se a quel punto la necessità, diciamo, di esaltarne il contenuto innovativo anche così mitificandoli. Dopodiché, naturalmente, nel Novecento, nel periodo fascista in Italia, con, tra l'altro, insomma, con l'approssimarsi del quinto centenario della nascita, di nuovo grande occasione per l'Italia per dimostrare la unicità di Leonardo dal punto di vista di pensiero sorgivo, un inventore irripetibile, astro che viene dal nulla e che lascia del terreno mai raggiunto da nessun altro. Quindi tutto in funzione, diciamo, di una spinta propulsiva a favore, diciamo, del genio italico. E con il racconto del mito di Leonardo chiude la mostra Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza, fino al 30 giugno alle Scuderie del Quirinale a Roma.